hai diversamente. Hanno detto tutto praticamente, non mi hanno lasciato quasi niente. Allora però i diversamente giovani hanno un difetto, la prendono un po' più sul sentimentale, ecco. E quindi qualche osservazione me la dovete concedere in questo senso qua. Mi chiedevo, dopo aver fatto centinaia e centinaia di incontri, no? Perché questa mattina io provassi un pizzico di emozione. Mi sono guardato un pochettino dentro e ho cercato una risposta per me. A parte loro, in cui naturalmente io rimetto anche i miei quattro nipoti, e quindi in qualche modo è come se fossero tutti quanti rappresentanti di un'unica famiglia. E però vi devo dire una curiosità. Sapete che oggi siamo nel 2024, nell'82, quindi sono passati più di 40 anni. In questa sede, proprio questa sede, sì, per la prima volta noi abbiamo presentato un progetto sul giornalismo. E si è presentato quello che all'epoca era il primo libro che ho scritto, che si chiamava proprio Il giornale a scuola. Alcuni forse se lo ricordano ancora, perché diciamo da un punto di vista di me insegnante è stato, come dire, il trofeo che mi sono portato per tutta la vita, tant'è vero che ho fatto corsi di giornalismo sia alle scuole elementari, alle scuole medie, alle scuole superiori, all'università e anche ai docenti, vero Fausta? Allora, la professoressa Fausta Montanino, che ha avuto piacere anche da noi, che sia stata una mia allieva al corso di specializzazione post laurea. Anche là il giornale funzionava lo stesso. Perché dico questo? Dico questo perché mi rivolgo ai docenti, ma naturalmente al centro del processo educativo ci sono anche col giornale, a parer mio, si può fare tutto. Si può sostituire, dico un paradosso, perché non sono sostituibili i libri di testo, lo dico come paradosso. Potrebbero sostituire anche tutti i libri di testo nella disciplina dell'educazione linguistica. Anzi, da un punto di vista della cosiddetta grammatica tradizionale, sarebbe senz'altro meglio un giornale piuttosto che la grammatica normativa e impositiva che in qualche modo ancora persiste nell'ambito della scuola. C'è una cosa che noi non potevamo fare ancora con questi ragazzi data l'età, diciamo, ed è l'unico elemento giornalistico che non potevamo prendere in considerazione. C'è la lettura analitica del giornale per smontare il meccanismo di manipolazione dell'informazione e delle notizie. I giornali non dicono la verità. I giornali dicono una verità, cioè una verità dal particolare punto di vista di chi il giornale lo stampa e delle idee che ha. E naturalmente questa verità si cerca di trasmetterla al lettore. Quello che noi non abbiamo potuto fare ancora, ma che sta crescendo, ci ritorneremo, tanto abbiamo detto che siamo giovani. Allora, verificare in che modo chi fa il giornale, chi lo scrive, chi lo elabora, fa anche in modo da trasmetterci un'informazione secondo il suo punto di vista senza il filtro della critica. Su questo vi posso fare una battuta. Una volta, ogni tanto i vecchi professori incontrano gli alunni che naturalmente non riconoscono più, sono loro che riconoscono te, poi il professore fa finta di ricordarsi, non sempre se li ricorda per la verità, ma alla fine dice: io mi ricordo una sola cosa, sapete di quando leggevamo il giornale a scuola? Dicevo io, perché ti ricordi proprio questo? Perché voi avete aperto due chiacciottine.
Sì. Diceva, io attraverso quei meccanismi ho imparato a guardare in qualche modo la realtà senza essere condizionato, cercando di studiarla dal mio punto di vista. Sto divagando proprio in una maniera, non c'entra niente, vero, con quello che vi aspettavate. Allora, però c'è un'altra cosa che vorrei dire ai ragazzi, ed è questa. E anche qua devo raccontare un piccolo episodio. Ho fatto altri corsi alla scuola, ma mi sembra però che fosse la Vincenzo Russo. All'epoca sono intervenuto varie volte in due corsi giornalistici, ma parliamo forse di 15-20 anni fa. Anche di più. Quando si fa questo corso di giornalismo si semina, non si sa mai che cosa può venire fuori. Certamente niente di male. Sì. A volte può essere decisivo, senza che noi lo sappiamo, per gli alunni stessi. C'era una ragazza, faceva la quinta elementare, tra quelli che ascoltavano questo corso, molto interessata. Poi l'ho incontrata dopo 8-9 anni all'Università di Salerno. Dico, tu che fai qua? Dice, no, professore, io faccio scienze delle comunicazioni. Dico, ah, e come mai mi sei iscritta a queste scienze delle comunicazioni? Disse, perché mi è rimasto impresso quella lezione che facemmo quella volta, quel corso, e così via. Beh, questa ragazza ora vive in Francia ed è la responsabile di una grossissima industria di cui cura la comunicazione.